Siamo a Montichiari, in provincia di Brescia, e qui, fino a poco tempo fa, insegnava il professore aggredito nella sua nuova scuola di Bari. Ma cosa pensano di lui i suoi ex studenti? Con i ragazzi non aveva tatto. Atteggiamenti ambigui con le ragazze? No, quello no, assolutamente. Proprio nel contesto classe prendeva di mira delle persone, ma indifferenti, cioè potevano essere maschi o femmine, questo non cambiava. Mi ricordo che tipo sbatteva le mani nella cattedra. Ha spaccato una linea. Una lavagna tacita. La linea, cioè gli ha proprio tirato un pugno dal nervoso. Non so quanto sia vero, non so, però a me hanno raccontato così. Ti ricordi comportamenti scorretti o ambigui nei confronti delle ragazze? No, nei confronti della ragazza no. Ti sono mai giunte voci del genere? No, in classe no, riguardo alle femmine no. Cioè non ci ha mai guardato in modo strano, per quanto ci riguarda. Eravamo una classe un po', come si può dire, più casinista, ma nella norma comunque, e ogni tanto aveva degli scatti di rabbia. Urlava comunque, urla, nel senso che perdeva la pazienza. Senti, invece atteggiamenti ambigui con le ragazze, occhiate? No, no, quello no, mai. Zero, zero. Con noi mai, perlomeno nella mia classe, zero. Mai sentito nulla del genere? Zero, mai. Certo, una sgridata ogni tanto, che quella ci sta sempre, perché comunque è il ruolo del professore, deve fare quello, deve gestire la classe. Non ci sono mai stati, insomma, comportamenti strani verso le ragazze. Guardava sempre alle femmine, quella parte là. C'è chi dice che la ragazza si è inventata tutto solo perché il professore non gli stava simpatico. Chi dice altro, che il professore era veramente uno che buttava troppo gli occhi, quindi non lo so, non so cosa credere sinceramente. E forse molti alunni che hanno vissuto in prima persona queste moleste non sono andati dalla preside, perché la preside non è molto presente, diciamo, sta sempre nel suo ufficio e non esce mai. Non abbiamo paura, ma non vogliamo essere intervistati. Non ho assolutamente nulla da dichiarare. Un docente nuovo che è stato qui 10 giorni. Devo dire che Bianca, durante questo servizio, ha sottolineato una cosa che aveva colpito anche me. Lo racconta ieri, ma tra poco lo sentiamo, il professore, quando dice che questa ragazza a cui ha dato la nota, a un certo punto che fa Bianca? Ricordacelo tu. Si alza e in dialetto incita e aizza i compagni e li incita a non seguire più la lezione. Per me questa è la cosa più grave, perché è proprio sinonimo di un comportamento tipico mafioso del leader, magari questa era un po' la capetta della classe, che dice: voi allora, se mette la nota a me, voi non dovete seguire. Io trovo che questo comportamento sia gravissimo. A memoria, cioè, non ricordo, dottoressa Bruzzone, vedo che vuole intervenire, a memoria no, non ho un ricordo. Ti dirò di più, questo è un atteggiamento che è poco coerente con la vittima di una molestia, sinceramente. Cioè, l'elemento che fa scattare sta ragazzina, a mio modo di vedere, sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto fino adesso, non è ho ricevuto un atteggiamento sgradevole barra molesto, ma è: tu hai in qualche modo osato punirmi, no? A riconoscermi uno sbaglio, un errore davanti alla classe, io incito la classe a risponderti, cioè a non considerarti più, cioè a fare quello che ho fatto io, in modo tale da metterti in difficoltà. Questo non è l'atteggiamento di una vittima di molestia, questo ve lo dico in linea generale. Insomma. Allora, prima di sentire gli altri ospiti, direi che è arrivato il momento per sentire il professor Vincenzo Amorese, intervistato dalla nostra Tatiana Bellizzi. Non è consono, cioè, quali atti osceni avrei compiuto, quali atti non consoni alla mia funzione docente avrei assunto, quali sono le prove, cioè su quali assurdi appigli si vanno ad aggrappare per aver mosso queste denunce qui. È questo di cui volevo chiedere ragione alla preside. Mi si accusa di aver avuto un atteggiamento non consono a quello di un docente, di aver fatto atti osceni, che è cosa più lontana dalla verità, che è impossibile immaginare per un tipo come me, che sono stato solo 2 settimane in quella scuola, avendo soltanto svolto il mio dovere di docente, la funzione docente e basta. Anche perché con un'utenza di quella risma è impossibile calcare la mano più di tanto, perché non sono ricettivi, sono abituati a fare letteralmente i cavoli loro. Una scuola dove vige l'anarchia, con atteggiamenti da parte degli alunni di tipo delinquenziale, di tipo mafioso. Un
in capo a ragazzini di 14-15 anni. Per cui io, più che assumere un cercato di un minimo di fermezza, di autorevolezza per ricondurre all'ordine, fare il mio lavoro, fare le mie lezioni e utilizzare i mezzi che la legge mi pone a disposizione come docente, come quello di sanzionare alunni che eccedono nel loro comportamento, rendono impossibile la lezione e disturbino la lezione, più di questo non posso fare ed è quello che ho fatto. Quindi il mio è stato un comportamento semplice da docente ridotto ai minimi, al minimo sindacale per quella utenza. Perché non so queste accuse che mi hanno mosso da dove possano nascere, cioè da quali prove ci sono, su quali appigli possono aggrapparsi. Ed è una cosa che mi sta veramente cadere una depressione totale, perché è una situazione che dopo 17 anni di onorato servizio al Nord dice di compromettere anche la mia situazione lavorativa se non riesco a difendermi adeguatamente con il mio avvocato e a far valere le mie ragioni. Poi in quella scuola ci